stato tesserato, si chiama Giuseppe Piero Grillo, è nato nel 1948 in provincia di Genova ed è il nostro tesserato, sì. Tessera numero? Tessera numero 40, l'ultima tessera rimasta perché solo 40 me ne hanno dato. Perché ha preso la decisione di tesserare Beppe Grillo nonostante il partito abbia un po' bocciato la sua candidatura? Il partito sta attraversando un periodo molto particolare. Io non intendo nascondermi con voi di Radio Capita. È vero che sono solo il segretario del circolo di Paternopoli, però io sono un fondatore del Partito Democratico. Mi sono presentato con una mia lista alle primarie del 14 ottobre, quelle tenute da Veltroni, 2 anni fa, e sono risultato eletto nel collegio dell'Arte Irpinia. Premetto che io non sono un professionista della politica, perché il mio mestiere io faccio l'infermiere, quindi quotidianamente io presto la mia opera cercando di servire nel miglior modo possibile la persona che soffre. Quando Veltroni ha cominciato a parlare di un partito aperto, plurale, riformista, veramente democratico, ho deciso di impegnarmi in prima persona. Il concetto di Veltroni di partito aperto, plurale, con finestre e porte non sprangate, mi è piaciuto moltissimo. Oggi noi assistiamo al tradimento di quello spirito, perché se oggi mi si dice che a Roma l'onorevole Massimo D'Alema ha istituito una commissione, tra l'altro presieduta dall'amico Luigi Berlinguer, che giudica chi è moralmente nelle condizioni di candidarsi o no, e beh, questa cosa mi risulta che si praticasse nel PQS sovietico. L'amico Giuseppe Piero Grillo non è iscritto a nessun altro partito, ha una fedina penale pulita, certo a volte ha fatto delle battute molto sarcastiche, beh, ma non perché questo si sia macchiato di lesa maestà. Oggi bisogna dire a questa persona: non ti puoi tesserare. Secondo lei il Partito Democratico è ancora un partito riformista? Ma questa è la domanda che tutti quanti sul territorio ci stiamo ponendo. La domanda vera: noi siamo il Partito Democratico o siamo il partito burocratico? Chi pone il limite all'appartenenza alla comunità democratica firma e sancisce la morte del Partito Democratico. Chi si è fatto avanti dei due? Lei o Beppe Grillo? No, ci siamo fatti avanti noi. Lo abbiamo deciso con una riunione all'interno del circolo tra tutti gli amici e simpatizzanti. Quando abbiamo saputo che lui era andato in Sardegna, che gli avevano fatto la tessera e che la commissione presieduta da Berlinguer gliel'aveva tolta, abbiamo colto il segnale del pericolo. E ci siamo immediatamente autoconvocati, all'aperto perché ci sono delle temperature qui infuocate, e davanti al circolo, davanti a un bel cocomero, alla fine del cocomero abbiamo deciso che c'era un unico modo, e cioè rischiare tutti insieme, tutti e 50 le persone, dicendo: siamo anche noi Beppe Grillo.